Eccoci, squadra non solo whisky al completo, anche se ognuno a casa sua, come giustamente si deve fare, io resto a casa. Da un'idea di Francesco Di Marco, un amico, faremo più puntate di interviste doppie. Avremmo dovuto degustare parecchio col buon Lorenzo Giovannetti, Arnaldo Maggiore Vergano. Iscrivetevi al canale YouTube. Iscrivetevi su Facebook, Instagram, Telegram e soprattutto sulla mailing list dove sarete aggiornati sui nostri eventi. Abbiamo deciso di aprire Telegram perché ci è stato suggerito come strumento per la community. Effettivamente ci sembra lo strumento più corretto dove potete contattarci. Ci sono anche altri esperti che potranno rispondere alle vostre domande e fare domande loro e curiosità e tante cose. Puntata particolare perché questa sarà una intervista doppia con il buon Arnaldo, pertanto buona visione e buon divertimento. Senza pensarci troppo, qual è la distilleria preferita? Allora, questa domanda la so, perché noi spesso la facciamo agli altri e quindi poi ci ho pensato anche io, ho detto ok, ma se me lo chiedessero a me, effettivamente si tende a essere un po' troppo diplomatici. Io, pensando bene al core range di questa distilleria, alle loro special edition, limited edition, per me è Talisker. Poi è ovvio che a un passetto sotto ce ne sono tante, posso pensare a Kilcoman, la Froig, Springbank, effettivamente poi ce ne possono essere tante. Beh, assolutamente, senza indugio, Kilcoman, tra cui sono anche molto affezionato a questa distilleria, per cui in maniera secca e molto veloce dico Kilcoman, in assoluto distilleria mia preferita. E tra i video recensiti, qual è il tuo whisky preferito sotto i 50 euro? Allora, sotto i 50 euro ce ne sono abbastanza, diciamo due anche facilmente reperibili e che spesso ho a casa, il Lafroy Quarter Cask e il Talisker Port Rhee o Port Ruig, dipende dalla pronuncia, insomma. Whisky preferito sotto i 50 euro. Allora, abbiamo bevuto tantissimo in questi due anni con Arnaldo, abbiamo assaggiato tante cose. Diciamo che c'è tutta la selezione di Wilson & Morgan, di Rossi & Rossi, assolutamente buona, però diciamo che sotto i 50 euro, insomma, whisky da bere così, secondo me rimane il Lafroig Quarter Cask, per come è lavorato, per come è stato costruito, sarà probabilmente un whisky costruito, fa parte del core range, però insomma è assolutamente un whisky ottimo, direi, devo dire che non mi delude mai e non rifiuto mai un goccio, un dram di Lafroig Quarter Cask. E sotto i 100 euro? Sotto, al limite, diciamo al limite dei 100 euro, il Kilcoman Loch Gorm per me è veramente un gran bel whisky e il Talisker 57 North pure lui è un grandissimo whisky, poi stanno 100, 110, 90, dipende dal momento in cui trovate il prezzo, insomma. Sì, un pochino sopra, un pochino sotto quella cifra, in realtà sono due, poi ne sceglierò soltanto uno, però spiego perché sono stato combattuto fino alla fine. Uno è lo Springbank che ha 15 anni e l'altro è il Qualila del Thruxton, per cui selezionato dai ragazzi di Whisky Italy. Primo perché comunque è l'espressione di un territorio, un whisky molto profondo, molto ben fatto. Il secondo perché secondo me Diego e Igor hanno selezionato qualcosa di veramente particolare. Però scelgo insomma lo Springbank perché voglio fare onore alla famiglia Mitchell, che sono ormai generazioni che porta avanti la distilleria e insomma, per quanto riguarda i ragazzi di Whisky Italy, secondo me in futuro ci daranno grossissime soddisfazioni, visto che la prima selezione è stata insomma, così ben accurata e ben fatta. E puoi dire anche qual è il tuo whisky migliore? Di quelli che abbiamo recensito, secondo me non è no contest, ma insomma è stata veramente un'esperienza mistica, il Port Ellen 37 anni che
Franco Gaspari ci ha fatto assaggiare durante il Milano Whisky Festival 2019, è stato veramente un super super whisky. Poi ne abbiamo bevuti veramente tanti molto molto buoni. Beh, in questi 2 anni guardando abbiamo assaggiato tantissime tantissime cose, però purtroppo e per mia fortuna e per la fortuna anche di Arnaldo, quando al Milano Whisky Festival Franco Gaspari si è presentato con un Portelle 37 anni, devo dire che quello è stato assolutamente il miglior whisky che abbia mai bevuto. Ringrazio Franco Gaspari perché mi ha dato la possibilità di bere qualcosa di assolutamente proibitivo per le mie tasche e anche per tutto sommato farmi capire cosa significa bere un whisky così con tanti anni di invecchiamento. Per cui grazie Franco, e il Portelle 37 anni è stato assolutamente il miglior whisky che abbia bevuto. Gunslinger, Deathbringer, in your black veil.